Ora Nicola Orlandini con Avanti o Popolo. Buongiorno a tutti, sono Nicola Orlandini e il mio progetto si chiama appunto Avanti o Popolo. Sono di Reggio Emilia e a pochi chilometri dalla mia città c'è un piccolo paese conosciuto perché l'unico in Italia e forse nell'Europa occidentale ad avere ancora nella sua piazza un busto di Lenin. Viene chiamato infatti la Leningrado d'Italia. Qui il Partito Comunista per oltre 60 anni ad ogni elezione ha raggiunto sempre percentuali oltre il 90%. Mi sono chiesto cosa succederebbe se un giorno, forse non così lontano, rischiasse di vincere proprio in quel paese, ultima frontiera del socialismo d'Italia, la destra? Protagonista della storia è Gualtiero, un settantenne, leninista convinto, dal piglio deciso, che passa la mattina a lucidare quel famoso busto in piazza, nell'armadio a Cimeli e Santini, made in Russia, e crede ancora nella rivoluzione proletaria, nonostante, come dice spesso, i garofani ormai sono rari come le rondini. A pochi giorni dalle elezioni comunali, elezioni che dai sondaggi danno in netto vantaggio proprio il partito di destra, Gualtiero scopre che anche i suoi amici del Bar Sport, uomini fino adesso di sinistra, pensano seriamente di votare il candidato sindaco del partito di destra. Gualtiero, tradito anche dai suoi amici, decide allora di coinvolgerli in una personalissima e quanto improbabile campagna elettorale, che lo porterà a scoprire che persino Karim, il kebabaro, insofferente agli immigrati clandestini, voterà convintamente la destra. Ma Silvana, la moglie devota e dal carattere sommesso, che Gualtiero tratta sempre in malo modo e senza darle tanta considerazione, sembra essersi stancata di tutto questo e si accorge che Gualtiero, nella sua nostalgia esasperata, si sta facendo ridicolo. Lei, che gli è stato accanto per tutta una vita, in fondo vorrebbe solo andare al mare e per una volta rinunciare all'annuale pellegrinaggio bolscevico a Mosca. Per una volta, insomma, vorrebbe venire prima del partito che, ricorda sempre sommessamente, al marito non esiste più. Inascoltata, decide allora di dare un ultimatum a Gualtiero e si presenta con le valigie in mano, pronta a partire, anche senza di lui. Insomma, o la rivoluzione o lei. Cosa sceglierà di fare Gualtiero? Sceglierà di continuare la sua singolare campagna elettorale come un moderno Don Chisciotte per le vie del paesino? O capirà che forse dovrebbe imparare a vivere seriamente quegli ideali che va declamando in giro di giustizia sociale, ascolto, comprensione dell'altro? In fondo, e che dovrebbe imparare a viverli seriamente soprattutto tra le mura domestiche. In fondo, non è così che si cambia il mondo, cominciando da chi ci è vicino? Ecco, attingendo all'immaginario della Brescello di Guareschi e ai toni della nostalgia poetica di Goodbye Lenin, il cuore e il tema del racconto è la consapevolezza che gli ideali poco valgono se non sono vissuti in prima persona, se non sono concretizzati in comportamenti coerenti
anche e soprattutto nel privato. Forse allora, se riusciremo a fare questo, a vivere concretamente i valori in cui crediamo, le rondini prima o poi torneranno. Grazie.